Rappresenta un grande momento promozionale per il Trentino, perché in queste ore, da quando Vasco Rossi è presente in Trentino, che sono un paio di giorni, ci rimarrà un'altra settimana almeno, si sta capendo cosa vuol dire riuscire a organizzare un concerto di questo tipo, la prima data, la data zero, avere qui l'artista per una settimana che fa le prove. E un grande evento promozionale per il Trentino, che difficilmente sarebbe stato altrimenti organizzabile, e l'inaugurazione di un'area, questa che adesso vedete e vedrete, che potrà essere utilizzata per tanti eventi come questo, un'area che non era a disposizione dei trentini, 27 ettari abbandonati, sostanzialmente erano, li abbiamo rimessi, certo spendendo qualche risorsa, li abbiamo rimessi a disposizione dei trentini, ma la portata promozionale dell'evento è superiore a qualsiasi altra spesa che si poteva fare in quest'area. Il Com a quanto pare è molto emozionato, sente molto questo ritorno dopo quasi 3 anni, è molto concentrato, lei ha avuto modo di incontrarlo? No, non ancora, lo farò credo nei prossimi giorni, credo che lui debba essere lasciato tranquillo a capire la situazione. Vedo che sta parlando tanto di Trento e di Trentino sui suoi canali social, e questo chi conosce il meccanismo della comunicazione sa cosa vuol dire in termini promozionali, e già questo per noi è una cosa impagabile. Da un punto di vista pratico, logistico, manca ancora qualcosa in vista appunto del concerto qui all'Arena, intendo? Ci sono le ultime accorgimenti da fare sul sistema della sicurezza, perché ovviamente la Commissione ha chiesto gli ultimi accorgimenti che verranno fatti. C'è un palco che vedete che deve essere ancora del tutto ultimato, però sostanzialmente siamo pronti. Insomma, il parere ancora finale non è arrivato. Ma sì, ma i pareri arrivano sempre il giorno prima, è sempre stato così, quindi non, cioè, questo è il parere.